Benvenuti e bentornati a un nuovo video, benvenuti e bentornati soprattutto a un nuovo format. Volevo portare questo modo di portare MTGO, più breve, più riassuntivo, più veloce, in quanto il problema delle leghe è che sono troppo lunghe, sono inguardabili, cioè inguardabili no, magari ti piace anche, no, perché si parla, però cioè, costringere le persone a guardarti un contenuto per skippare momenti morti non mi piace tanto, anche perché io stesso, che a volte capita che guardo qualcuno che gioca al MTGO, Mengu, ci sono dei momenti che sono morti, quindi perché MTGO è così, quindi devi skippare un po' e riguardare la sua registrazione della sua live, no? E quindi porterò questo nuovo contenuto che è un po' più veloce, light, più fruibile. Facendo sempre la prima parte di Deck Tech e la seconda parte con il gameplay, dove andremo a guardare la replica delle partite. Quindi molto molto più semplice, spero di stare in un quarto d'ora. Bella ragazzi, e questo è il mazzo con cui ho fatto 5-0 qualche giorno fa. È Creativity, è uno dei tier 1 del formato attualmente, è la versione ancora più vecchia, con la meno lean, senza i pezzi che ti fanno andare rapidi gli arconti, e che semplicemente fa un po' di control game, quindi tende a stabilizzare un po' il board con i bolt, con le line binding, con i prismatic command, per poi piazzare questa combo che può pa passare sia dal cimitero che dal mazzo. L'obiettivo principale del mazzo è far entrare questo arconte in campo, che praticamente è un 6-6 a costo 8 con volare, che quando entra e quando attacca l'avversario deve sacrificare una creatura o un planeswalker, perdere 3 vite, scartare una carta, e tu pescare una carta e guadagnare 3 vite. Quindi fa questo reach incredibile, questa differenza incredibile, ed è una delle creature più forti del formato, soprattutto da ricercare, no? E niente, possiamo proteggere la combo un po' con Teferino. Abbiamo Vren and Six per fare land drop. E come facciamo a farlo? Quindi la carta principale del mazzo, che dà il nome al mazzo, è Indomitable Creativity. È una carta che costa 3 rossi più X e dice: possiamo sacrificare X artefatti e o creature bersaglio, e per ogni permanente che abbiamo distrutto in questa maniera, il suo proprietario, il suo controllore, rivelerà dal mazzo finché non rivelerà un artefatto, una creatura, un altro artefatto, un'altra creatura. Lo possiamo fare sia sulle nostre creature, che come le facciamo le nostre creature? Con la miniera dei nani, che quando abbiamo 4 più montagne in campo fa un 1-1, oppure abbiamo Prismari Command che fa tesoro. Oppure abbiamo Favola che fa sia il 2-2 che il tesoro. Oltre a quello, lo possiamo fare tramite Persistere dal cimitero, perché con Favola alla seconda scartiamo le carte in mano e Arconte è una carta forte da scartare. Anche con Prismari Command possiamo fare Pesco 2, Scarto 2. Quindi diciamo che abbiamo più punti di attacco per far entrare questo nostro Arconte. Attualmente si stanno provando liste nuove col nuovo portale di Pyrexia, con Shape Anew. Io ho previsto, visto che non avevo mai provato l'archetipo, ho provato a portare una versione molto più easy, molto più light, diciamo, molto più normale. La side invece c'è i Veil of Summer contro Scam, UR, questa carta è troppo forte. Abbiamo Flusterstorm contro i mazzi con cascata. Abbiamo ley line nero per il cimitero, per gestire i cimiteri, e anche tendenzialmente, forse, non forse, sicuramente anche Golgari Yawgmoth. Questo Collective Brutality non mi piaceva, e questa è una lista che avevo preso Strategic Goldfish, ma Brutality secondo me è una carta che non mi piace. Io avrei aggiunto una Flasta e un qualcos'altro. La Tusclaim e Boseggio sono fondamentali per spaccare artefatti o incantesimi, in quanto comunque c'è di roba che ne viene pazzata, ce n'è. Secondo me una carta forte può essere Brotherhood Hand. E Turn the Earth. Cos'è fondamentale? Perché la certa è che gli arconti muoiono. Capitano che ci sono le partite contro alcuni mazzi che gli arconti muoiono e non abbiamo neanche più persistere. Quindi riprendiamo il cimitero e li sbattiamo nel mazzo.
Secondo me è molto interessante giocare di side, carte come Sunderling Titan, che quando entra HTR o altre robe terastodonti, cose così. Secondo me la side va un po' modificata, però per il resto è un mazzo molto molto lineare. C'hai Pierce, c'hai Fire and Ice, quindi comunque anche il tappino di una terra quando siamo on the play è una carta, una cosa molto molto. E spesso fa sballare i conti, spesso ci fa avere ancora più paura da parte dell'avversario. Quindi ragazzi, questo è il mazzo, si va a giocare, vediamo un po' il gameplay com'è andato. Cioè qua, prima partita. Prima partita, molto semplice. Op, Mulliga, Mulliga sta il nostro oppo. E poi si gioca, questa è una mano brutta, io vado a 5, tolgo due carte e si va avanti. Purtroppo è un po' così. Lui, Izzet, parte Terra Raghavan e adesso siamo già un po' nella melma. E qua la scelta è questa: se fare Vren di secondo o dargli in pasto un Fire and Ice per cercare di fare counter su Fire and Ice. Così, così. E peschiamo Ley Line. Carta interessante, perché adesso il nostro gameplay diventa un po' diverso. Possiamo diventare molto più controllosi. Far entrare Vren è fondamentale in questa partita. Quindi io probabilmente sceglierò di andare avanti. Ok. Io sceglierò probabilmente di andare avanti di questo piano qua. Controllo, proverò a fargli la rimozione nel suo turno. Anche se si prende counter va bene in entrambi i casi, perché stiamo provando a vedere se lui c'ha doppio counter o no. È entrato, incredibile, ma lui perché voleva fare l'una. E qua la partita è capite? È persa perché lui c'ha tesoro, c'è un altro Raghavan, girerà di Raghavan. Noi non facciamo niente, vabbè, andiamo a G2. Luna di main, non ci possiamo fare troppe cose. Luna di main ci ha fatto perdere. Adesso andiamo a G2. Siamo una buona mano, abbiamo Brutality, abbiamo Flasta. Con Flasta possiamo proteggerci un eventuale Vren, un Teferino che vogliamo far entrare. Lui fa Terra Raghavan, noi bam. Collective Brutality. E ci prendiamo una Fon sui denti. Una Fon. Ed è incredibile. La Fon mi ha spaccato, mi ha spezzato. Ultimamente non si giocavano più le Fon. Quindi vabbè, ok. Le facciamo tappo 4. Favola. E vediamo cosa succede. Ci fa counterspell. Ok, ci rimuove pezzo. Partita che secondo me era persissima. Gira di Raghavan, noi vabbè, proveremo a fare terra stappata per non stare sotto a Pierce. E qua probabilmente la più forte fallirò in upkeep, ho sbagliato un po' io. Vabbè, noi facciamo Fire and Ice, un danno, sperando che entri. Ci prendiamo probabilmente, oh, e lì ci prendiamo un Ottawara, adesso mi ricordo. Ottawara, incredibile giocata. E tocca a noi. Tocca a noi, io decido di ciclare e fare un nanetto. Il nanetto è forte perché blocca Raghavan. Già che blocchi Raghavan, quel nanetto là fa un lavorone. Lui, vabbè, decide di mangiarsi reliquia. Andiamo avanti. Raghavan, ok, lo accetto. Attacca, io blocco tutta la vita. Ah no, decido di non bloccare perché per quanto lui è avanti di terre, io posso fare creativity. E se mi fa reliquia non va bene. Perché lui aveva fatto tante spell. Io decido di fare bam, creativity. E lui mi fa ripesca counter spell. Io gli faccio flasta. Ho deciso di giocarmela così, sulla combo. Una volta che entra il conte è finita. Per lui è finita. Che me lo tolga o no, adesso era proprio finita per lui.
E la scelta è stata un po' ardua, bloccare o non bloccare. Infatti ci ho pensato un po' io. Però secondo me un flush in mano, quel turno lì, tanto botto su quel turno lì non me l'avrebbe quasi mai fatto, perché se c'aveva botto se la sarebbe tenuto per chiudermi il turno dopo. Invece con counter spell non ne usciva, perché io facevo 1, 2, facevo 3 spell. E quindi no, era mio, era mio. Doveva avere Counterspell e Pierce, lì lui, doppia roba, bravo lui. Aveva fatto reliquia per probabilmente pescare, quindi non aveva niente, continuava a fare land drop, quindi aveva, stava flottando di brutto e abbiamo fatto questa scelta qua. G3 è incredibile. G3 credo di ricordarmelo. È stato incredibile perché io pesco una mano, ok, flasta, botto, favola. Qui parte terra tappata passo, bellissimo. E io qua facciamo la fetch perché comunque devo stare attento al raga Vandasciato che è rilevante. Lui non fa niente, non so che mano ha tenuto a 7 senza non fare niente i primi 2 turni. Io va bene, faccio terra passo. Lui non mi ricordo se pesco, non pesca neanche, cioè non so che mano ha tenuto. Cioè non mi fa neanche l'una, non ha neanche il coraggio di farmi l'una di terzo. Allora, vabbè, io prendo le terre, ho doppia flasta, botti, e vai, si va. Io comunque qua avevo paura di luna. Luna di terzo magari ho avuto paura. Io qua vi faccio flasta tutta la vita. Ho doppia flasta, dove non ti faccio pescare, perché vuol dire che è una mano di merda. E boh, poi fa iteration, io gli faccio un'altra flasta. Qua ci avevo pensato, ci poteva anche stare tenersi la flasta per far entrare Teferino. Però io sono comunque convinto che lui avesse una mano brutta, ma brutta, brutta, brutta. E qua faccio un errore. Faccio un errore perché faccio favola. Mentre favola, soprattutto col fatto che lui sta continuando a sfecciare basica, dovevo tenermelo. Perché, come dire, probabilmente. E quell'iteration dovevo farglielo andare, perché era l'unica spell che avrei potuto tirare, no? Facciamo prima Vren per vedere se ci cascava o no. Allora, vabbè, allora faccio coso, vai. Decido di non fare Teferino per non regalargli uno spell pierce. E lui fa Snapcaster Archmage Charm per poi pescarci due. Ok, Charm blocca con Snapcaster, va bene. Pesca due, ok. E mi fa l'una. Finalmente mi fa l'una. Io prendo le terre, vado avanti. Questa partita è super strana. Ho giocato male io, eh. Qua devo farmi le cose al contrario, far provare a fare Teferino. E con Teferino in campo per lui è dura, eh. E io, boh, lui non riesce a mandarmi giù Vren. E io una certa dico, ma non è che la vinco di botti? Vren più botti? E adesso che mi sopravvive, io faccio meno 7 di Vren. Vai. Carto Teferino, vai, guarda, devo fare i botti. In upkeep gli sparo 12 botti. A una certa, quando mi accorgo che lui mi fa flasta, io snaso le fla altre counter che potrebbe avere in mano, non gli regalo niente, basta. Tocca a me, boh, botto in faccia. Botto in faccia. E io qua decido di passare nella sua upkeep, botto in faccia. Mi fa counterspell e io botto in faccia. E la vinciamo, dico, emblema di Vren, incredibile, partita incredibile, però effettivamente ho giocato male. Dovevo fare Teferino più uno, così se mi faceva l'uno potevo bounciargli l'una e poi fare comunque anche favola. Avere comunque il Teferino protetto che entra così in queste partite qua vuol dire che tutti i counter che aveva in mano erano carte. Mano de merda, si malliga. Due terre con Vren si tiene sempre. Terra vai. Molto, molto, molto semplice. Terra vai. Perché dobbiamo sempre stare un po' attenti che ci fanno Ragavan di primo. Io vedo un blu e dico, bah, potrebbe essere Living End. Però vabbè, noi facciamo il nostro trioma, passiamo.
Io qua di secondo on the play prendo il 6. In realtà qua ho un po' sbagliato a fetchare, eh. Devo probabilmente prendermi un Khetria oppure quello di Sky. Vabbè, prendo un Fon sui denti e adesso questa cosa qua mi penalizzerà molto, perché con doppia fetch potevo sicuramente fetchare meglio. Mi fa terra, io faccio miniera, passo. Questa partita è strana, adesso vedrete. Lui, vabbè, fa i suoi soliti ciclanti. Io penso che mi arrivasse sui denti adesso. Ci può stare che non mi arrivasse adesso, in quanto lui magari vuole caricarlo ancora di più, e ci può stare perché va a pochi pezzi. Terra, attenzione, qua mi fa terra stappata. E io dico, bah, non ho capito perché. Non ho blu, continuo a non avere blu perché ho fecciato male. Perché volevo sto cazzo di bianco. Ma in realtà potevo fecciare molto meglio. Il mio piano era: se lui fa questo living end da poco, faccio Prismari Command, scarto, mi scarto al conte. Così rientra al conte e gli faccio saccare la creatura. C'è comunque doppia ley line. E un po' di robe si fanno. Visto che lui continua a non farmi niente, io devo fare Venom 6 per forza. Prendiamo terra. Faccio terra, vai. E lui. E niente. Lui in end probabilmente bicicla, credo. No, non fa niente. Questa cosa qua che non fa niente. Fa pensare che c'ha solo Living End in mano. Le ha tutto in mano. E non capisco qua perché non, continua a non farmi mai niente. Soprattutto in spot in cui sono tapped out, no? E allora qua io, boh, faccio i cavoli miei. Avrà 12 fon in mano sicuramente. Mi fa griff. Io, mettendo l'evoke davanti come trigger, io faccio Prismari Command. Mi fa una fon. Vabbè, entra. Taglierà Ain, penso. E mi scomba adesso. E ho perso. E qua perdo. La partita super strana. Lui probabilmente non aveva niente. Non aveva mai avuto niente. Gli faccio sta ley line per mangiargli la balena. Per provare a giocare. Faccio un po'. Magari becco una creativity. Sto aspettando un po'. Ma magari adesso top deck. Oh, creativity. Invece non top deck niente. E mi dicevo, devo provare a provare. Magari riusciamo a fare Arconte dalla mano. Adesso magari con qualche chum blocco o qualcosa. No, in realtà perdo. Ma partita super strana. Lui non ha visto niente. E vabbè, io ho detto, Living End, non so com'è il matchup, se andiamo dentro le flaste, vediamo un po' come va. Iniziamo noi, mano secondo me è forte. Anche, dovuto maligare perché non avevamo due terre, avevamo una terra sola, così. Però così è forte. Dobbiamo fare un dice per bloccarlo di un turno, flasta. Un'altra fetch per prenderci il bianco. Quindi ok, lui fa partenza di scam, griff, toglie Pierce, Pierce. E, boh, non ho capito perché. Blast è molto più forte, Spoiler. Allora io mi faccio i cazzi miei, voglio fare sicuramente terzo land drop di terzo, quindi faccio terra tappata, vai. Lui fa foresta, vai, ok, avrà sicuramente ciclante in mano, io faccio fetch, vai. Qua ho sbagliato a fare la Wooded perché questa non l'aveva vista, però vabbè. Fa la balena. Noi in upkeep li blocchiamo. Abbiamo una terra. Peschiamo, male. E questo era uno spot per pescare Teferino. Qua se pescavamo Teferino eravamo. Prendo Trioma, così facciamo il line da 1. Non peschiamo Teferino, chiaramente, e si passa.
E niente, lui adesso probabilmente ciclerà, farà le sue cosine, le sue solite cose. Mistero, 444 ciclato, si va. Ha detto, vabbè, magari adesso ci prova, no? Era tappata, vai, sul mio vai, ci prova e poi lo rifà, no? Prendo un po' di blu perché voglio fare il teferino. E va bene, non peschiamo niente, facciamo sta Secret Foundry. Io con Flasta ancora un po' di turni mi sento tranquillo. Mi fa Brazen Borrower dalla mano. Ci sta, mi mette un po' di race così mi fa un po' giocare un po' male. E io prendo tutto. Io continuo a non pescare niente. Ho detto, ah, certo, ho detto, vabbè, vuoi vedere che sto partita al conto, glielo scastiamo dalla mano? Fa ridere, ma probabilmente magari va così. Io continuo a fare le fetch vai, terra vai, terra vai. Abbiamo pescato 5 terre di fila, però va bene, ok, continuo a fetchare. Andiamo a 9. Intanto non cambia niente, da 9 a 8 non cambia niente perché questo danno è dispari. E peschiamo sta... favola, io favola la faccio, tanto cioè, posso che niente, meglio piuttosto. E si passa. E niente, qua lui giustamente mi tira la prima, il primo Valiant Outburst, credo. E adesso? No, non me lo tira neanche adesso. Va bene, bella lì. È successo. Ok, fa 3 danni. Ok, riprendo. Qua io dico, io scarto due terre. Attacca, faccio tesoro. Mi fa fare tesoro. Che in realtà è molto rilevante. Allora io dico, ma io dal conto te lo tiro dalla mano. È a 7. Entra al conte. Non fa niente. Mi fa sto Shardless adesso. Se becca Flusterstorm. E perde. E se all'inizio mi avesse tolto Pierce, non avrebbe perso. E io non ho capito cosa è successo a sta partita. Cioè, come ho fatto a vincere sto game? Boh. Giocatori di Living End, persone strane. Andiamo a G3. A G3 con sto Living End. Ho detto, bah, questo è proprio uno strano. Blasta, velo. On the draw. Mi posso prendere un griff sui denti. Turno 1. Amen. Infatti succede. Adesso magari ha capito. Vado Flusterstorm. Ok, ci sta. Non è ripetita Juvant. Ok, io faccio, vabbè, terra tappata, vai. Non abbiamo bianco. Questo sarà un problema. Era proprio un problema non avere bianco. Però lui concede. Non vede la seconda terra. Cioè, che mano ha tenuto questo? E mi ha regalato il game così. Questo è il mio game regalato. Terza partita. Sarò ignoto. Partiamo noi. Si mulliga a 6. E comunque, è stata la lega in cui abbiamo mulligato un po'. Perché il mazzo comunque deve mulligare tanto. Abbiamo solo Ley Line. Lui fa Ragavan di primo. Ok, io. Prendo la mia Savai Triomphe, faccio le cose e dico, ma questo non dovrebbe avere il blu, perché quando giocano Shinka dovrebbe essere RB, no? E invece gioca bianco. Che cacchio è? Che cazzo sono queste carte? Oh, io nel dubbio, quando le carte fanno un sacco di cose, gioco un mazzo solo, io spacco, faccio tesoro. Oh, io faccio Creativity, entra Arconte. E vinco, mi fa l'una, vabbè, un tesoro. Oh, questo G1 facilissimo, facilissimo. 2 contro sto mono red cose buffe. Ho bolti in mano, quindi va bene. Lui mulliga a 4. E mi fa terra raga, ma giustamente è mulligato a 4. Può stare. E faccio terra botto. Nel suo, chiaramente, perché magari mi lascia un Ragavan. Visto che non ha blu, non ha neanche. Ho detto, ma magari c'è un Mana Tight. Mi sarei messo un po' a piangere con Mana Tight.
Vabbè, niente, io faccio terra tappata, vai. Lui mi fa Kiteon, che è quello che se si gira diventa Gideon, però deve girare altre due creature, quindi vabbè, fa niente. Però costo 3 diventa indistruttibile. Carino, non lo ricordo, dallo standard, lo standardino lì lo giocavo. Ah, io faccio terza terra, vai. E lui mi fa Figure of Destiny, carta. Questa è la carta che quando iniziai a giocare dicevo, questa è broken. Attacca, attacca. Io ho detto, beh, io spero che lui si mangi uno di Figure of Destiny. Io classico Prismari Command, perché così non ha terza terra per farmi l'una, no? Prismari Command, faccio pesco due, scarto due. Tanto ho creativity in mano, faccio Dwarven Mine, la peggio. E ho detto, vabbè, facciamogli favola. Facciamogli favola perché volevo giocare tra... Volevo giocare un po' più tra, senza rischiare. Infatti botto ce l'aveva, senza rischiare che mi facesse botto sul pezzo di creativity. Così magari in un turno facciamo più di un pezzo e entra sicuro. Lui qua attacca. E io ho detto, allora blocco. Lo ti fa diventare indistruttibile. Allora ho detto, allora GG. A me, Arid Mesa. Vabbè, facciamo un pesco scarto. Arid Mesa, faccio l'ultra dei nani. Creativity, boh. Cioè, oh, questo mazzo qua a caso. Però ci sta, nelle leghe c'è sempre un mazzo a casino. C4. Ma no, ok, abbiamo Brandy secondo, Pierce. Di parte Terra vai. Che cazzo di mazzo è così, Terra così vai. Allora faccio Savai Trioma, vai. E qui vedo un rosso. Vedo un altro rosso. Troppa 2. Che cacchio è sto coso? Sto roba qua è interessantissimo. Allora io faccio Terra vai. Questo è tipo Sprite Dragon, ma non rapido, però con Trample, quindi... E lui va qua, va all in. È un matto. Però ci sta, cioè non è che è un matto, ci sta. Mazzo fa quello. Io sul light up provo a fare i Pierce. Il mio piano era questo turno mi prendo tutti i danni in testa. Se va all in, andrà all in. Io faccio Teferino, io lo bounce. I danni che mi deve fare me li fa, me li ha già fatti, no? Tanto ho detto, tanto solo a 7. Devo fecciare per forza basica. Teferino, bounce, pesco. E fin qua, easy. Tanto vuol dire che lui se mi fa pezzo, vuol dire che mi deve spaccare per forza Teferino. Invece me lo spacca con Gutshot. E qua ho detto, minchia, ma ne ho un altro. Ho un altro pezzo che fa robe così. Allora io ci provo, faccio creativity. E invece ce l'aveva. Lightning botto lì. Ci sta. Botto lì. Io non gli dico niente. Bolla. Esca. E qua in realtà mi ha sorpreso lui. Io faccio pesco 2, scarto 2. Non vedo la terra blu per... Non ho modo di tappargli il suo pezzo. Probabilmente in qualche fecciatina ho sbagliato io. Però vabbè, qua me l'ha rubata lui. Me l'ha scammata. Adesso so com'è, funziona. Inizio io. Covren. Instant keep. Avrà sicuramente le lune, cose così. Io prendo subito Terrabant per avere anche bianco. Era così. Facciamo entrare Vren. Vren mi prende terra. E qua mi sento ok. Non mi sento benissimo, ma va bene. Due danni a me. Va bene. Light up the stage. E manca la seconda landa. Ma quel mazzo lì, avendolo giocato, prowess... Ci sta che le seconde lande non lo faccia, eh. Non è una cosa così incredibile. E io gli bounce sul pezzo, vai. E lui qua concede, anche perché io comunque nel mio con protezione di Teferino faccio... vincevo. Ultimo game contro sto mazzo qua, che parte lui e io ho paura. Lo partono loro, io però... Mano dipinta. Otto. Brutality. Vrenden 6. 2-3 terre. Fire and Ice. Aspetto. Terra vai. Vuol dire che c'ha il droppino a 2.
Elettrostatic Infantry, ok, io faccio per la tappata, non voglio prendere danni gratis contro quel mazzo lì. E qua la scelta è se farli brutality o no. Io preferisco farli botto, perché qua voglio avere la certezza di toglierglielo. E niente, qua lui mi fa Malamorphose, fa un altro pezzo di quelli lì ed è rilevante. Io qua decido sempre. Qua decido invece di fargli brutality per provare anche a fargli uno scartino. Lui fa giustamente gutshot, io sapevo che lui ce l'aveva. Mi toglio light up per non farlo andare avanti. E qua in instant lui fa, vabbè, sweet spear, bolla, le sue cosine. Gira, noi facciamo probabilmente ley line, togliamo il tizio che prende i segnalini, ci pigliamo sti, mangiamo sti due danni. Detto, vediamo se ne ha un altro. Terra, fondamentale. Facciamo miniera. Io so adesso che lui ha le robe. E mi fa un holy hit, accetto. Lo sa che sapevo, e faccio un vren, e faccio il ping di uno, e mo io ho una carta in mano di tre. Ah, monaca. Bene, peccia, fa botto. Un sacco di danni. Decide di andare. Non mi ricordo, decide di andare su Vren. E per me questo è un regalo. Io faccio Fire and Ice, gli tolgo il pezzo. Mi fa la Channeler. Channeler è rilevante. Io devo fare per forza Mirror Breaker. Questa partita adesso sono un po' indietro, eh. Lui c'ha due carte in mano, sono a 6. Mi serve il top deck. Eccolo qua. Però qua, buono, faccio sciamano, attacco di sciamano per fare il token. E visto che so che lui non ha le emozioni, probabilmente contro gli artefatti, in deck, che altro, mi fa botto in testa. Cioè, sicuramente botto. Mangio il tesoro, faccio il conto, più 3, meno 3, GG. Lui al top deck, non posso perdere. Mazzo incredibile. E questo mono red prowess, aiuto. Mazzo forte, eh? Ragazzi, è proprio un mazzo forte. Secondo me doveva giocare le lune. Secondo me non le ha proprio 6 date lui le lune. Qui siamo all'ultimo game, 4-0. Mi viene il brividino, e detto, vediamo contro chi siamo. On the draw con quella mano lì che non faceva niente, ho preferito maligare. Qua ho tenuto. Ci sta, Vren 6 2 terre si tira sempre. Ed eccoci qua. Si chiama Scam. Mi fa la solita roba di Griff. Coso di Griff. Lui però comunque ha maligato a 6, quindi va bene, va bene. Accetto. Mi toglie Vren, giustamente. Fire and Dice e Vren. Fire and Dice, secondo me, io non l'avrei tolto. Avrei tolto sicuramente Vren, ma Fire and Dice, boh. Qua lui, io lì lo tappo, lui non fa niente. Questo è il problema di sto mazzo qua, Scam. Forte, fa la partenza broken, però. Una volta che tu ristabilizzi, perché lui, loro tendenzialmente mulligano finché non trovano quelle robe lì. Ma, cioè, io una certa stabilizzo. Faccio Vren, faccio le mie cose. Magari hanno tenuto Monolanda per fare la scammata. Vabbè, qua aveva fatto Fury. Ok. Se avessi avuto la scammata, io avrei fatto ley line sopra botto, e botto sopra. Botto più Pierce, probabilmente gli avrei fatto. Però va bene, ok. Peschiamo Favola, fortissima. Attacchiamo di Nanetto. Così tutti i land drop che peschiamo li possiamo buttare. E vinciamo sta partita. Secondo me, questo è proprio l'emblema di come Scam sia un mazzo inconsistente. Andiamo al game 2. Game 2 parte lui, quindi Scam quando parte è sempre forte. Lui mulliga 5, io mulliga, tengo 7. Mi sembra una mano incredibile. Terra Toxic, va bene, mi toglie ley line.
Era tappata, vai. Io non ho fretta. E non fa niente. C'ho botto in mano, faccio la mia feccettina. Tranquillo, sono sereno. Finirà, visto che ho 4 terre, preferisco tenermela in mano perché a una certa diventerà un nanetto. Che a gratis non è male. Lui non fa niente. Allora io. Era stappata favola. Lui probabilmente adesso c'ha la scammata di Fury, qualcosa. Mi fa botto, giustamente. Visto che era un tap out, mi fa botto. Lo scarto Arconte. Faccio persistere. Niente Arconte. Boh. Protetto da Pierce. E non so come posso perdere sta partita. Questo mi ha legato a 6, non ha fatto niente. Questo è scam, ragazzi. G1 e G2 è l'emblema di scam quando non funziona. E la maggior parte delle volte. E niente, facciamo sto 5-0. facciamo sto 5-0 che potete vedere su Twitter. E secondo me il mazzo è fortissimo. Creativity è fortissimo. Riesce a fregarti sia da main che dal mazzo che dal cimitero. Ha tante carte per lottare, quindi per pescare, scartare, pescare, scartare. La versione con i pezzi che danno la pita non l'ho ancora provato, ma mi sembra molto solida in quanto non ha più bisogno di alcuni colori e può andare molto più all-in. E fico, tutto fico. Ragazzi, questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo modo di portare MTGO. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.